Nato morto dopo il parto in casa a Sant'Orligo, la procura di Trieste ha disposto l'autopsia, aperto un fascicolo contro ignoti, si andrà a fondo nella vicenda. Per i vaccinati il contagio andrebbe trattato come un'influenza, così il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Non vaccinati al supermercato solo per l'acquisto di beni primari, giallo per tutta la giornata sulla nuova regola legata al Green Pass, in serata il dietrofront potranno acquistare di tutto. Via le deleghe all'assessore dopo la provocazione Novax con il logo sulla mascherina, il sindaco di Monfalcone Cisint liquida Massimo Asquini. Riaperta stamani all'alba la Galleria di Muggia, completata l'opera di centinatura che permette nuovamente ad auto e autobus di attraversare il tunnel 18 giorni dopo il crollo. Invasione di ratti in via dello Scoglio, le pantegane hanno fatto le loro tane nei buchi del muraglione, l'assessore comunale Lo Bianco promette un intervento urgente. È un sistema di tiranti a sostenere lo storico soffitto a cassettoni del Consiglio Comunale di Trieste, ne abbiamo parlato durante la ultima puntata di Trieste d'Arte. Telespettatori di Tele4, buonasera e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre ancora con la cronaca. La procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per la morte di un neonato dopo un parto in casa assistito da un'ostetrica nel comune di Sant'Orligo, disposta l'autopsia per fare luce sulle cause di quanto accaduto. Su quel neonato morto dopo il parto in casa, gli inquirenti vogliono vederci chiaro. È per questo che la Procura della Repubblica di Trieste ha disposto l'autopsia sul corpicino della creatura fatta venire alla luce tra le mura domestiche di una famiglia straniera residente nel comune di Sant'Orligo della Valle e Dolina. Il fatto è avvenuto nella serata di mercoledì 19 gennaio. Quando i sanitari del 118 sono intervenuti, il bimbo era ormai in arresto cardiaco e nemmeno i numerosi tentativi di rianimazione praticati sia sul posto che all'ospedale infantile Burlo Garofalo hanno potuto salvarlo. Il neonato sarebbe venuto alla luce attorno alle 20:30, ma l'allarme al 118 sarebbe arrivato solo dopo le 23. La famiglia del bimbo si sarebbe affidata per quello che viene definito parto naturale ad un'ostetrica regolarmente operante e registrata all'ordine. Il procuratore capo Antonio De Nicolo, che si è confrontato personalmente con il PM Cristina Bacher prima dell'attivazione del procedimento, ha sottolineato come sia stato aperto un fascicolo a carico di ignoti. Qualsiasi valutazione andrà fatta a seguito dell'autopsia, ha spiegato a Tele4. Dunque al momento nessun indagato, solo dopo il parere dell'anatomopatologo si procederà ad un'eventuale valutazione delle responsabilità su quanto accaduto relativamente al parto, a quanto successo subito dopo e alle tempistiche della chiamata di soccorso. Un altro caso simile si verificò a Trieste circa un anno fa, in quell'occasione però i sanitari riuscirono a salvare la vita al neonato. Quest'oggi in Friuli Venezia Giulia su 11.094 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.324 nuovi contagi, sono inoltre 18.158 i test rapidi antigenici realizzati dai quali sono stati rilevati 3.388 nuovi casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 40, di cui 34 non vaccinate, i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 426. I tamponi in tutto sono stati 29.252, come potete leggere sui vostri teleschermi. E di coronavirus ha parlato anche il presidente della regione Massimiliano Fedriga al termine di un incontro istituzionale. Sentiamo le sue dichiarazioni. Di fronte a una popolazione vaccinata molto numerosa, in Friuli Venezia Giulia siamo ormai a quasi l'87% di chi si può vaccinare vaccinato e in Italia addirittura qualche punto superiore. Abbiamo una variante che ha dei numeri di contagio enormi per il quale il tracciamento e i tamponi sono tecnicamente impossibili e bisogna confrontarsi con questo. Abbiamo una variante che sul vaccinato fortunatamente sta dando minore gravità e già il vaccino proteggeva molto rispetto a varianti precedenti. Quindi penso che in questo momento noi dobbiamo pensare che per il vaccinato
il contagio si debba trattare come un'influenza. Per quanto concerne il numero di nuovi contagi che sul territorio regionale non vuole decrescere, Federica sostiene che il Friuli Venezia Giulia da un lato paga ancora la vicinanza con la Slovenia, dove la situazione è assai più grave, dall'altro sconta il fatto di essere investita con un certo ritardo dalla variante Omicron. C'è poi un ulteriore dato sotto osservazione che sarà oggetto in futuro di una serie più approfondita di considerazioni. Noi abbiamo molti casi, e stanno aumentando sempre di più, di persone ricoverate non per Covid ma con Covid. Adesso stiamo facendo un'analisi dei numeri, che ovviamente comunicheremo appena sarà completa e certa, però noi abbiamo persone ricoverate per altri tipi di patologie e che si scopre avere il Covid e quindi devono essere trattate ovviamente diversamente rispetto a un paziente tradizionale, ma non vengono ricoverate per il Covid. Infine, per quel che concerne l'elezione del Presidente della Repubblica, Federica è uno dei tre grandi elettori espressi dalla Regione, il Presidente sembra amabilmente glissare. Io penso che sia sbagliato mettere veti a priori su chiunque, dopodiché non sta a me ovviamente trattare o indicare il Presidente della Repubblica, lo riterrei anche scorretto. Con la firma del decreto che instaura l'obbligo del Green Pass in altri esercizi commerciali si è creato un vero e proprio giallo, quello relativo alla possibilità o meno per i non vaccinati di acquistare beni non di prima necessità nei supermercati. Sul tema si sono rincorse conferme e smentite per tutto il corso della giornata, poi in serata al dietrofront, quando però si era già seminato il panico tra i gestori della grande distribuzione. Sarebbe una cosa, una follia per pigliare uno di quella giornata, uno che ha comprato delle calzette senza Green Pass. Potremmo controllare quei pochi clienti, che sono tre o quattro, che hanno acquistato il prodotto non di prima necessità. Dopo la firma del decreto che introduce nuove regole sull'utilizzo del Green Pass per accedere ad alcuni esercizi commerciali come uffici postali e tabaccaio, la giornata è stata caratterizzata da una totale confusione sulla situazione dei supermercati. Si sono alternate per tutto il corso del giorno conferme e smentite su un punto specifico, permettere o meno l'acquisto ai Novax di quei prodotti non di prima necessità che si trovano nei supermercati, come materiali da cartoleria, candele, cavatappi e molto altro, compreso il vestiario. Il problema è più teorico che pratico, perché in realtà l'80% dei nostri clienti, se siamo nella media più o meno italiana, sono già vaccinati addirittura. Gli altri potrebbero avere un tampone. Teniamo presente che adesso chi andrà a lavorare e avrà oltre 50 anni sarà anche quello obbligato ad avere un vaccino addirittura. Per cui la percentuale dei clienti che possono entrare senza un Green Pass è già ridotta. E i supermercati si stavano già organizzando per monitorare gli acquisti cosiddetti proibiti ai clienti Novax. Sono i cosiddetti casalinghi, che rappresentano il 0,5%, cioè lo 0,50% delle vendite. Ciò significa che su 600 clienti che può avere un supermercato, forse ne abbiamo uno o due che possono entrare senza il Green Pass e non avevano diritto, diciamo, erano in multa, chiamiamola, per aver acquistato senza il Green Pass il prodotto. Immaginate se noi dovessimo fare dei controlli a campione, se pigliamo quelle due persone su 600 che sono entrati senza il Green Pass. Ma in serata il giallo si è risolto con la pubblicazione sul sito di Palazzo Chigi della sessione delle domande e risposte, le cosiddette FAQ. La specificazione così recita: l'accesso ai predetti esercizi commerciali consente l'acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal decreto. Per la rubrica E io chiamo Tele4 abbiamo incontrato Daniela, è vaccinata, non riesce a ottenere il Green Pass. È un caso il suo che sta interessando più di una persona. Ho fatto la terza dose prenotata a Spilimbergo per il giorno 15 di gennaio, sabato. Giovedì 20 mi reco in ufficio al lavoro e il mio Green Pass non è più valido. È un problema che sta riguardando diverse persone che hanno fatto la terza dose di vaccino, che sono guariti dal Covid. Non a tutti è arrivato il nuovo Green Pass. Daniela, come altre persone nel frattempo, è stata sospesa dal lavoro senza paga. E mi ritrovo in questa situazione quanto sgradevole e grave e imbarazzante, che io sono sospesa dal servizio e mi ritrovo senza stipendio. Ho fatto un giro di telefonate, di mail, anche indirizzi sbagliati, sballottati a destra e a sinistra dei vari uffici delle aziende e servizi sanitari, senza concludere nulla praticamente. Quasi a girare il coltello nella piaga, stamattina Daniele è arrivato un messaggio sul cellulare dal Ministero della Salute, ma non era il Green Pass, anzi. Questa mattina mi è arrivato un messaggio dal Ministero della Salute, speravo fosse quello per poter accedere al Green Pass nuovo,
e mi hanno comunicato che il 1° febbraio scade il mio Green Pass, è necessaria la terza dose. Ironia della sorte praticamente a questo punto. La storia alla fine si è conclusa con un lieto fine. Proprio in giornata a Daniele il Green Pass è arrivato, ma solo dopo sollecitazioni, mail e messaggi dall'azienda sanitaria fino a Roma. E intanto sono andati persi 2 giorni lavorativi, naturalmente senza paga. Gli ospiti della puntata di Ring di questa sera sono Francesco Russo di Punto Franco, poi Danilo Slocar della Lega, Leo Brattoli di Adesso Trieste, l'assessore comunale alla cultura Giorgio Rossi e Luca Salvati del PD, quindi Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico, e Maria Isabella Musulin, marketing manager. Maurizio Asquini non è più assessore alla sicurezza a Monfalcone, essersi presentato in consiglio comunale con una mascherina Novax gli è costato il ritiro delle deleghe. Che con Anna Maria Cisint non si scherzi è risaputo. A farne le spese in un raid d'azione rapidissimo è stato l'ormai ex assessore alla sicurezza Massimo Asquini. Alla Cisint è riuscito quello che non è riuscito neppure a Birgit Nyborg, la protagonista di Borgen il potere, ovvero ottenere la testa di un componente del suo esecutivo. Passo indietro. Asquini si presenta all'ultimo consiglio comunale con indosso una mascherina con su scritto no obbligo vaccinale e poi, spiegando l'impossibilità di prendere parte ieri alle cerimonie per la festa della polizia locale, sprovvisto di Super Green Pass, aveva definito vile ricatto le normative poste in essere dallo Stato per arginare il contagio. Cisint non ci ha pensato 2 volte ed ha vergato un comunicato stampa in cui si annuncia e si motiva il ritiro delle deleghe ad Asquini. Quando, scrive il sindaco di Monfalcone, si registrano episodi che possono far credere che la giunta e il sindaco in particolare possano condividere un atteggiamento critico alle leggi dello Stato, ritengo debba essere confermata la linearità della nostra posizione. E ancora, il sindaco è doverosamente il garante e il riferimento dell'azione del comune e il conferimento delle deleghe implica un'identificazione che deve basarsi su un rapporto fiduciario e di piena coerenza alla linea politico-amministrativa. Il gesto di Asquini dunque lo pone fuori dalla linea dell'esecutivo. Da qui la decisione di Cisint, che comunque rende l'onore delle armi al suo ex collaboratore, auspicando che prosegua nel suo lavoro a favore della città. Non più in giunta però. In seguito ad un disguido sono stati spostati a mercoledì 26 gennaio i funerali di Robert Trajković, il 17enne assassinato in via Littmeier nella notte fra il 7 e l'8 gennaio scorsi. Il servizio funebre sarà offerto dall'agenzia Torre Bianca, la cerimonia inizierà alle 8.30 con l'apertura dello stanzino della salma nel cimitero di via Costalunga. Fino alle 9 la visita sarà riservata alla famiglia, poi alle 10.30 familiari e conoscenti partiranno verso la chiesa di Valmaura dove si terrà una messa attorno alle 12. Infine un corteo di ritorno fino al campo 11 del cimitero di via Costalunga dove la salma sarà inumata. Il progetto del tunnel ferroviario, sotto il Carso incassa parere negativo sia dal centro-sinistra che dalla giunta regionale. Il consigliere Gabrovez e l'assessore Scoccimarro hanno manifestato forti perplessità per l'impatto che l'opera potrebbe avere sul contesto ambientale a fronte di benefici poco significativi. No bipartisan della politica regionale al tunnel ferroviario sotto il Carso per accorciare i tempi di collegamento fra Trieste e Mestre. Da un lato il consigliere della slovenska Skupnost Igor Gabrovec, dall'altro l'assessore regionale ad ambiente ed energia Fabio Scoccimarro. Lo scetticismo è parecchio da ambo le parti, per Gabrovec una tale spesa è del tutto priva di senso. Questo progetto è assurdo, da un lato dal punto di vista ambientale perché andrebbe a incidere in un territorio che è delicato e protetto, intreso di grotte, di captazioni di acqua potabile, quindi una situazione ecologicamente insostenibile e non prevedibile. Dal punto di vista economico poi il problema è forse maggiore, sembra quasi una barzelletta. Noi andremo, secondo le previsioni delle Ferrovie Italiane, ad investire 1 miliardo di euro e qualcuno dice anche di più per recuperare da 5 a forse 8 minuti di percorrenza, anche perché il solo studio preliminare che dovrebbe essere il primo passo per arrivare a un progetto definitivo, si dice possano essere investiti decine di milioni di euro. Forti perplessità da parte di Scoccimarro, che tuttavia ragionando più ad alto raggio è ben consapevole che per vedere un progresso che sia sempre più tecnologico e a misura d'uomo, bisognerà mediare, contesta, fra la natura e le esigenze della società. Sono perplesso nei confronti della galleria che andrebbe a impattare fortemente per 20 chilometri nel sottosuolo del nostro bellissimo Carso. Andremo a valutare
questo progetto che, ricordo, è un'idea progettuale del Ministero dei Trasporti. Ho sempre detto che bisogna perseguire un forte ambientalismo, ma un ambientalismo dal volto umano che coniuga l'ambiente con la presenza dell'uomo. Non possiamo avere ritardi così importanti e lamentarci che stiamo più tempo ad andare a Venezia col treno che poi andare altrettanto verso destinazioni importanti come Milano. E quindi bisogna certamente cavalcare il progresso, però tenendo presente che bisogna rispettare la natura. Il Ministero della Cultura ha concluso il procedimento che riconosce il monumento ai fucilati sloveni di Basovizza come bene di interesse culturale. A un anno e mezzo dal gesto di pacificazione di Mattarella e Pacor, la decisione torna a dividere le diverse posizioni storico-politiche. Ma i due presidenti si muovono praticamente sincronizzati verso... Ecco, gesto di prima. Mano. Si sono dati la mano anche qui. Mano me nella mano, stesso gesto di prima. Il 13 luglio 2020 Tele4 documentò in diretta quella stretta di mano fra i due presidenti di Italia e Slovenia, Sergio Mattarella e Borut Pacor, che si ripeté dopo quella foiba di Basovizza anche davanti al monumento poco distante in memoria dei fucilati sloveni del Tigre. Ora, un anno e mezzo più tardi, il Ministero della Cultura italiana ha concluso il procedimento che riconosce al monumento il carattere di bene di interesse culturale. La storia e il ricordo degli antifascisti sloveni però torna a dividere tra poli opposti il mondo politico, fra chi li ritiene terroristi, ritenuti responsabili di vari attentati e per questo condannati, e chi forze di contrasto al fascismo di confine. Mi sembra che la decisione presa dal Ministero sia molto appropriata, molto importante. Sappiamo che la storia ha bisogno di avere una pluralità di punti di vista e cancellare appunto tutta la sofferenza che c'è stata e anche nei confronti della fascistizzazione, soprattutto degli anni 20 degli anni, e poi anche degli anni successivi, ma soprattutto negli anni 20 di tutta la cultura slovena. I fucilati di Basovizza del 1930 non sono fucilati antifascisti per la libertà. Questi erano uomini che giuravano con un patto di sangue, la loro organizzazione si chiamava TIGR, che sta per Trst, Istra, Gorica e Rijeka, di staccare dall'Italia, quindi dal suolo italiano, dallo Stato italiano, quei territori. Quindi erano tutti gli effetti dei terroristi separatisti e anti-italiani. Terroristi che si macchiarono di omicidi, di una serie lunga di attentati. Questi poi sono appunto dei martiri, no? Dei fucilati sulla base di processi chiaramente assolutamente ideologici, e dunque credo che sia una scelta molto importante, perché ribadisco, quel luogo, quel sito non solo, diciamo, era stato dimenticato, ma è stato fatto oggetto anche, dedico fino al 14, ben 13 attentati. Ma il fatto che due presidenti della Repubblica per manina siano andati all'altro monumento per dire che a Basovizza, la roiba di Basovizza, era preceduta da un altro fatto, dove degli innocenti, in fin dei conti, che lottavano per la libertà, erano stati fucilati per colpa del fascismo, vuol dire raccontare una storia che non è mai accaduta, vuol dire piegare la storia ad esigenze politiche che fanno niente altro che offendere alla fine la nostra storia, la nostra italianità. Io cosa dovrei dire? Che è giusto andare a rendere omaggio a gente che ammazzava gli italiani e voleva portare via queste terre all'Italia? Questa è la follia. Ci fermiamo per la pubblicità. Entriamo in studio. Non si sblocca il caso Romita Pallotta, Duino Aurisina, è ancora guerra fredda fra l'assessore al turismo e il sindaco. Si sta lavorando per un ravvicinamento tra le parti, facendo passi per rasserenare la situazione e per arrivare ad un accordo. Ma per ora il clima tra Massimo Romita e Daniela Pallotta resta gelido. E questa mattina all'alba è stata riaperta la galleria di Muggia 18 giorni dopo il crollo di Calcinacci. Stando al sindaco Paolo Polidori, un'occasione anche per testare la viabilità alternativa qualora andasse in porto il progetto di raddoppio del tunnel. Sono le 6.40 di venerdì, siamo riusciti ad aprire la galleria nuovamente. Come vedete il traffico è di nuovo deviato verso la galleria, abbiamo fatto passare il primo autobus con successo e quindi lo spazio, come ovviamente dalle stime dei calcoli, è passato tranquillamente.
A 18 giorni dal crollo di calcinacci nella galleria di Muggia, con le radici degli alberi sovrastanti che incombevano sulla volta, il passaggio dalle rive a Via Roma è nuovamente garantito. Le opere di centinatura nel tratto interessato sono state eseguite ribassando l'altezza massima del tunnel di 30 cm, ma consentendo comunque il passaggio degli autobus. Ma anche l'autobus, devo dire, come vedete anche dal filmato, è passato tranquillamente, per cui in questo momento si riapre di nuovo come la normalità, quindi il traffico per quanto riguarda il Mandracchio torna di nuovo nel senso inverso, cioè come era prima. L'inconveniente ha permesso, come ha spiegato il sindaco Paolo Polidori, di sperimentare la viabilità alternativa con semafori e sensi unici, che potrebbe tornare utile se andasse in porto il progetto di raddoppio della galleria, più volte indicato come un obiettivo in campagna elettorale. È stata una buona prova, nonostante sia il periodo invernale, per cui con un impatto molto meno grande sulla viabilità, però abbiamo visto che comunque può funzionare, ovviamente in emergenza, in una situazione in cui la galleria dovrebbe essere chiusa per futuri lavori, per l'ampliamento. La puntata di Trieste Arte, andata in onda pochi minuti fa, dedicata al Palazzo del Municipio, ha offerto lo spunto per raccontare un intervento realizzato dal Comune per ovviare ad una particolarità strutturale del Palazzo, alla base fra l'altro del posizionamento della rete di protezione nella Sala del Consiglio, che nel frattempo è stata rimossa. È stata rimossa la rete di protezione che qualche tempo fa era stata posizionata nella sala del Consiglio Comunale con uno scopo ben preciso e per una ragione particolare che ha a che fare con la struttura stessa del palazzo e con una caratteristica specifica della sala. Procediamo con ordine partendo da quest'ultimo dato. Questo meraviglioso soffitto, che appare diciamo come un legno intarsiato, intagliato, in verità è un lavoro fatto in stucco. E il pericolo che cos'era? Che questo stucco potesse pian piano sbriciolarsi. Come spiega l'ingegner Lorenzo Bandelli, dirigente comunale, Palazzo Sipario ha subito una serie di cedimenti strutturali derivati sotto certi aspetti da un particolare preciso. La sala del Consiglio Comunale, infatti, si potrebbe definire a doppia altezza. Di fatto occupa due piani dell'edificio, con una conseguenza, diciamo, importante sull'intera struttura. È un grande vuoto dentro questo palazzo. Nell'altra ala, in corrispondenza, qui sopra c'è un solaio, il pavimento quindi del terzo piano, e qui in mezzo ci sono dei setti, delle pareti che sono anche portanti, che sostengono il solaio del secondo piano e quindi di conseguenza quello del terzo. Per ovviare a questo inconveniente, nonostante il municipio sia stato progettato con estrema cura alla fine dell'Ottocento, gli uffici dei lavori pubblici hanno portato avanti un intervento concepito specificamente che attraverso un sistema di tiranti di fatto sostiene il soffitto della sala. Questo soffitto adesso è sostanzialmente sospeso, ovviamente appoggiandosi su quelle che sono le pareti portanti del palazzo, e garantisce quindi la sicurezza ovviamente dell'intero edificio, ma non eravamo in situazione pericolante, ma principalmente consente appunto di poter lasciare esposto questo meraviglioso soffitto senza che piccoli cedimenti potessero provocare lo sgretolamento. Decine di ratti sul marciapiede di Via dello Scoglio in pieno giorno sotto lo sguardo sbigottito dei passanti. Il servizio. Tanti, tanti ratti in Via dello Scoglio, tanti topi che escono dalle fessure del muro, rovistano vicino alla spazzatura, scorrazzano nel marciapiede interdetto da alcune transenne, per lo stupore e il fastidio di quei cittadini che hanno visto, segnalato e inviato questo video. In questo caso specifico è Francesco, uno studente universitario che ci ha contattati per poi mandarci le immagini che, possiamo dirlo, parlano da sole. La zona è molto frequentata dagli studenti dell'Ateneo, che in zona trovano posteggio per le proprie automobili. Della segnalazione abbiamo informato l'assessore comunale agli affari zoofili Michele Lubianco, che ha annunciato per oggi un sopralluogo, ma già stamattina ha abbozzato alcune misure utili per risolvere o quantomeno tamponare la situazione. La lotta ai ratti è una lotta senza quartiere e 365 giorni all'anno, quindi io andrò a fare un sopralluogo. È evidente che ci sono più concause, ci sono dei muraglioni che hanno delle fessurazioni che evidentemente andremo a chiudere, c'è la presenza di cassonetti, lavori probabilmente che hanno smosso, no, degli equilibri, e quindi i ratti ne sono usciti, ma voglio capire
se anche i cassonetti hanno bisogno di essere lavati, se vi è presenza di umido. Comunque fare un sopralluogo, mi attivo immediatamente e chiaramente vi è un impegno molto forte a contrastare questo fenomeno che noi cerchiamo di governare nel migliore dei modi. Di simili faccende il Comune si è occupato al giardino pubblico, chiudendo con delle grate i chiusini al suolo. All'interno di quella grande operazione che ho messo in campo nel giardino pubblico, abbiamo posizionato in tutti i chiusini delle grate che impediscono appunto ai topi dal giardino pubblico di uscire dai chiusini. Quindi vi è un'azione dinamica, diciamo, che vuole contrastare con mezzi sia fisici e che con le solite trappole questa presenza diffusa. E nel pomeriggio il Comune ha provveduto a sostituire tutti i cassonetti della zona, compresi quelli dell'umido. Nei prossimi giorni verranno installate delle reti particolari lungo la massicciata, nonché anche delle particolari mangiatoie. Questo ci comunica l'assessore Lo Bianco. Intanto stamattina nella sede della Regione è stato fatto il punto su un Natale da donare alla comunità. L'iniziativa benefica promossa da Aspiag Despar conclusasi con la raccolta di una somma più che considerevole. E l'obiettivo che ci eravamo prefissati è stato superato di tantissimo, abbiamo raccolto mai tanti soldi come adesso. Ammonta 164.762,96 euro. La cifra totale raccolta nell'ambito di un Natale da donare alla comunità. L'iniziativa promossa da Aspiag Service, concessionaria dei marchi Despar, Eurospar e Interspar. Sono state 355.049 le donazioni da parte dei clienti dei supermercati in Friuli Venezia Giulia, che dal 29 novembre al 19 dicembre scorsi hanno accettato di arrotondare il proprio scontrino. Vuol dire che per più di 350.000 volte i nostri clienti hanno detto sì al nostro progetto, fidandosi di quello che noi stavamo proponendo. I contributi saranno ora destinati all'ospedale Burlo Garofalo. Verrà realizzata la sala per l'accoglienza dei bambini quando arrivano al Burlo, affinché l'accoglienza sia meno traumatica possibile, con i giocattoli, con i colori, con quello che i bambini vogliono avere per sentirsi quasi a casa. C'è di più. La cifra cospicua consentirà ad Aspiag di realizzare un ulteriore intervento. E in più verrà acquistato un ecografo, non era previsto, però avendo raccolto tanti soldi siamo riusciti a fare anche questo, quindi un doppio successo. Devo fare tre ringraziamenti, uno ovviamente va ai vertici di Despar, sempre molto attenti agli aspetti del sociale e alle necessità dell'istituto. La seconda va a tutti i cassieri dei punti vendita che sono stati il volano operativo di questa iniziativa e grazie alla loro attività di informazione, di fundraising, a loro dico che non è importante quanto hanno donato ma il significato del gesto, e quindi il grazie più grande arriva dal silente grazie appunto di tutti i bambini e delle mamme che potranno beneficiare di questa donazione. Grazie più grande ovviamente va ai cittadini che hanno dimostrato ancora una volta il valore della generosità e della solidarietà del popolo del Friuli Venezia Giulia. Il ruolo fondamentale del personale è stato sottolineato anche da Tiziana Pituelli, responsabile marketing e ufficio stampa Despar per il Friuli Venezia Giulia. Grazie infatti alla capacità da parte dei cassieri di convincere i clienti si è potuto raggiungere un risultato che per Aspiag è anche uno stimolo a proseguire nell'impegno a favore del territorio. Vi ricordo domani alle 7 l'appuntamento con Sveglia Trieste, ci sarà anche la colonna sonora di Alex Vincenti e vi ricordo anche l'appuntamento con Ring alle 21. Buon proseguimento di serata a tutti, chiudiamo con uno dei vostri presepi. Oggi